Buongiorno e buon 8 dicembre, nonché ottavo Vlogmas. Allora, per oggi avevo in programma di registrare l'home tour, ma è successo questo. Nevica, non è che è successo così di punto in bianco, ci si aspettava la neve. Quindi, per carità, però. Il problema è che casa è super buia e mi dispiace un sacco perché, insomma, dovrei farvela vedere con le luci artificiali e perde tutto il suo fascino. Quindi, ero molto felice di fare lo speciale dell'8 dicembre come Vlogmas, home tour, ma purtroppo la cosa è fallita miseramente. Quindi oggi ci sarà un vlog normale e adesso vediamo se scegliere una data X per l'home tour oppure farlo uscire tipo il 25 dicembre, così tipo alla fine di tutti i Vlogmas. Decidiamolo insieme. Comunque vado a sistemare che ho appena portato Giumela e devo mettere ad asciugare il cappotto che mi sono infrascinata, infatti anche la frangia si è un po' bagnata, ma non importa. E ci vediamo nella prossima clip. Buonasera. Allora, oggi ho dormito praticamente tutto il giorno. Non ho fatto nulla se non fare due o tre passeggiate molto veloci con Mela, perché Mela con la neve non è molto felice di uscire. Ma in realtà ha già smesso di nevicare da un pochettino, adesso sono le 9. Fra 20 minuti inizia chi l'ha visto? Quindi io adesso lavo i piatti con voi. Tra l'altro ho scoperto nell'editing dell'altro video che non dà fastidio l'acqua aperta del lavandino. Quindi posso lavare tranquillamente i piatti mentre chiacchiero con voi. E vi stavo dicendo che oggi praticamente non ho fatto nulla tutto il giorno, se non due passeggiate veloci con Mela, e, anzi tre, vabbè. Una sono andata stamattina al supermercato a prendere due cose veloci perché avevo dimenticato, avevo finito le patate che do da mangiare a lei. Il problema è che non avrei mai voluto fare perché oggi è festivo e siccome ho lavorato per anni in un centro commerciale e ho sempre un po', tra virgolette, cazziato la gente che doveva andare al supermercato nei giorni festivi, cioè la trovavo una cosa veramente oscena perché uno che lavora il cassiere della Conad non può fare le feste con i figli, invece quello che lavora al CAF può farlo. È una roba che mi ha sempre un po' così innervosito, soprattutto perché non la vedo un'esigenza, nel senso, ci sono cose di primaria importanza che purtroppo quando uno si laurea e diventa dottore sa che non avrà festivi, non avrà sere, non avrà notti, non avrà, cioè, avrà una vita diversa, dovuta anche al fatto che sta salvando delle vite. Ecco, vendere magliette H24 a me sembra veramente così, un po' un'esagerazione. Però, quindi ho sempre cercato di non andarci almeno io, qualora non fosse necessario. Purtroppo ieri come un'idiota mi sono dimenticata di comprare le patate per Mela. Quindi niente, stamattina sono dovuta andare di corsa al supermercato a prenderla. E poi appunto ho fatto due giri veloci nel pomeriggio, ma proprio veloci, e a intervallare questi giri veloci con Mela c'erano isolini molto lunghi. Sono proprio addormentata più volte sul divano mentre guardavo video su TikTok. E niente, quindi questa è stata la mia giornata di oggi, niente di entusiasmante. Non ho appunto più girato l'home tour come vi dicevo stamattina perché purtroppo la luce era quella che era e non sarebbe venuto bene come speravo. Di conseguenza penso che lo girerò e lo farò uscire il 24. Credo che nessuno guarda, cioè io sono pazzesca a livello di strategie di mercato, cioè come far crashare, no, come si dice, come far andare giù il video, far uscire il 24 dicembre, chiunque farà qualsiasi cosa tranne che guardare video su YouTube, io faccio uscire il video che nel mio canale ha più visualizzazioni in assoluto.
tutto. Pazzesca, eh? Cioè, io, Chiara Ferragni, ti insegno la vita, cioè, influencer, imprenditrice digitale è proprio numero uno nel mondo. Vabbè, chi se ne frega. Tanto, anche se uno non lo vede subito appena esce, poi lo vedrà. Cioè, io mi guardo anche un tour di gente che li ha girati 6 anni fa, li cerco, li guardo apposta. Quindi direi che non è un problema, no? Tra l'altro ho sbirciato il calendario dell'avvento, visto che la casellina di oggi è quella microscopica, quindi oggi sarà quella pallina di cioccolato. Però vi devo dire, posso dire, molto delusa da questo calendario dell'avvento. Cioè, ho preso apposta della Kinder, in realtà io ho guardato veloce dietro e ho visto che c'era il disegno dei, insomma, dell'ovetto Kinder, dell'altra della barretta Kinder, quindi pensavo ci sarebbero stati tutti i mini cosi Kinder. No, sono 3 cose ripetute 10 volte. Che noia. Infatti mi sa che adesso mi mangerò uno yogurt. Per cena mi sono fatta un po' di pasta e poi ho scaldato le lenticchie che avevo già fatto l'altro giorno. Infatti sono abbastanza piena, però mi è rimasto quella voglia così di dolce, quell'angorino, che sicuramente non verrà soddisfatta da un mini cioccolatino, ma nemmeno le fine due, no? Quando metti quei cioccolatini piccolini. Niente. L'anno scorso avevo quella della Lindt, che era super buono. O 2 anni fa, no? Forse 2 anni fa avevo quello della Lindt. Ma l'anno scorso non avevo neanche il calendario dell'avvento. L'anno scorso è stato il Natale zona rossa, gialla, arancione, verde, blu, bianca, kaiser. Quest'anno a me cambierà un poco, non so se... tanto a Natale sono con i miei, siamo tutti nello stesso palazzo con i miei nonni, quindi in ogni caso penso verranno su di me. Vi dicevo che ho giusto 10 minuti per lavare i piatti perché oggi è mercoledì e quindi chi l'ha visto, ormai ragazze avete capito, e ho scoperto che c'è una bella community di persone interessate agli stessi programmi che guardo io, adoro, saremo tutte lì così super veloci a mettere a posto. In realtà oggi è l'Immacolata, cosa si fa di solito all'Immacolata? È una festività che non ho mai festeggiato perché sono 10 anni che lavoro in un negozio e quindi l'Immacolata l'ho sempre passata a lavoro. Però di solito si fa il pranzo forse, vabbè, si fa l'albero, tra l'altro io non l'ho ancora fatto e non so se farò. Quest'anno è un po' così. Non so se ho voglia di fare l'albero. Non so, vi è mai capitata questa cosa? A me no. Io ho sempre amato fare l'albero, ho sempre cercato di farlo il prima possibile, cioè ho sempre fatto prima piuttosto che aspettare l'8 dicembre. Quest'anno invece non so che cosa lo voglio fare. Infatti prima mia mamma mi ha chiesto, ma non fai l'albero? Non lo so. Ho messo le lucine, come vi dicevo, attorno alla scala, però non è che è acceso oggi, cioè oggi pazzesca, però attività natalizia non ci l'ho sentita tantissimo. È un anno un po' particolare, sono delle feste un po' particolari, sono un po' riflessiva su tante cose, non ho questa voglia di dire wow, faccio l'albero. Vedremo. Non credo ormai lo farò, perché se non lo faccio oggi, quando me lo faccio per cosa? Per godermelo quando? Lo tengo poi a gennaio? No. Ecco, poi una cosa che invece io ho sempre fatto l'albero prestissimo, quindi magari io già inizio novembre, a metà novembre facevo l'albero, però poi io il 6, o forse a volte, sì no, il 6, via tutto. Cioè era una cosa che non ho sempre odiato. Quando finivano le feste, boh, per me l'albero via, deve sparire. Quindi se non l'ho fatto oggi che è l'8 dicembre, tenerlo manco un mese, mi sembra un po' una cavolata. Vediamo. Che anno strano, ragazzi. Che anno particolare. Comunque, io ho quasi finito di lavare tutto. Poi avevo una pentola e un piatto. Però
col fatto che ho sempre poca roba da lavare, mi rendo conto che spesso la metto nel lavandino, perché dico, ma sì, per un piatto, la metto dopo. E poi arrivo ad accumulare piatti che sembra che ho cucinato per un esercito. Quindi adesso mi sono un po' imposta che tutte le sere mi metto lì, mi guardo un video, qualche, adesso in quest'ultimo periodo vlogmas, tanto c'è un sacco di gente che li fa, mi guardo qualche vlogmas e nel frattempo lavo i piatti, pulisco la cucina e poi mi metto sul divano. Mi sa che stasera vado già nel letto, perché la Sciarelli finisce a mezzanotte, ma a mezzanotte scendo, porto giù me e poi vado. Di solito odio mettermi a letto e poi dover scendere, però vabbè, quindi di solito aspetto sto sul divano finché non porto me laggiù, poi porto giù lei e mi metto il pigiama e vado a dormire. Vediamo, stasera mi sa che farò, vado già nel letto. Ok, ho finito di sciacquare anche le ultime posate. Adesso apriamo la casellina di oggi con questa super sorpresa. Chissà cosa sarà. Anzi, facciamo così. Vabbè, io posso anche lasciare qua. Prendiamo. Come vi dicevo, super spoiler alert. Eccolo qua, l'8 dicembre. Kinder Mini Eggs. Questa cosa qui, che cosa mi rappresenta? Oh, vabbè, non importa, questo c'è e questo ci mangiamo. E nulla ragazze, scusate anche perché oggi, vabbè, non si può sempre fare cose, vedere gente, ci sono anche giornate così noiosine, però mangio il mio cioccolato. No. Molto buono, col crackers, col grissino, quella roba lì che ho mangiato. Molto meglio che solo cioccolato. Va bene, vi ripeto ragazzi, abbiate pazienza, oggi è stata una giornata un po' così. Vado a guardare chi l'ha visto. Nel frattempo vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!